Commercio Marche Nord è organizzatore e promotore di questo progetto di legge perché diciamo così, stasera assume la veste nuova, sicuramente conosciuta come una garante dei diritti dell'imprenditore e anche molto attenta allo sviluppo economico e turistico della nostra provincia, della nostra regione. Stasera vestiamo una veste nuova, che è quella di essere garanti dei diritti legati alla disabilità, ma in realtà è una veste che abbiamo indossato già tante altre volte, perché riteniamo che Confcommercio debba avere un ruolo di collante sociale, un aggregante sociale che possa permettere a tutti di avere gli stessi diritti e quindi promuovere quelle leggi o proposte di leggi che permettano l'abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma anche digitali e quindi anche fisiche. Stasera quindi siamo qui con due giganti che sono due testimonial legati al superare i limiti, a superare le proprie barriere, a superare i propri limiti, che sono appunto Ivan Cottini e Giorgia Righi, che assieme a noi non solo renderanno pubblica questa proposta di legge ma ci daranno dimostrazione di come sia facile poter superare i propri limiti, di come ci dobbiamo abbattere davanti alle difficoltà ma continuare e superare quelle che sono le difficoltà iniziali. Quindi sicuramente Confcommercio non poteva che essere organizzatrice e promotrice di questa iniziativa e ci auguriamo che questa sera, dopo aver lanciato la petizione, tutti quanti assieme riusciremo a firmarla e a portarla a livello nazionale. Sono felicissimo di essere qui e partecipare a questa apertura di questa proposta di legge. Ma la legge è semplice, prevede una regolamentazione per tutti gli eventi pubblici di svago, che possono essere i concerti, eventi teatrali, perché ancora ad oggi in Italia rispetto ad altri paesi non c'è una regolamentazione, cioè praticamente ogni organizzatore fa un po' come cavolo gli pare e quindi immaginate i disagi ogni volta, sia per noi con una disabilità sia anche per i nostri accompagnatori, quindi i disagi sono sempre tanti e sempre di più, quindi ci vuole una regolamentazione, delle regole uguali per tutti, un disciplinare e quindi meno disagi e più inclusione, finalmente. È un tema in Italia ancora siamo molto, molto indietro. In Italia purtroppo rispetto a tanti altri paesi europei siamo sempre indietro, però questo io sono sempre fiducioso e speriamo che si incominci a fare un pochino di più, non dico tantissimo, ma un pochino di più.